Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Sword Park. Statemi a sentire, tantissimi di voi mi hanno detto che le evocazioni vanno utilizzate perché contro i boss non si possono utilizzare. Buono a sapersi. Dobbiamo vedere. Vedete, qua non mi fa sbloccare nulla però. Cioè, mi dice che ho due aggiornamenti. Ah, posso... Va bene, allora io sapete che faccio? Mi sblocco questo e c'ho un aggiornamento solo e via. E quindi non possiamo farci niente. La roba l'abbiamo potenziata. E vediamo sulle quest. Dobbiamo andare da loro. A meno che l'uomo orso maiale non si può fare mai. Volete che andiamo... Ah, mi fate sapere se la prossima puntata vogliamo fare caccia grossa con Jimbo. Mi fate sapere sui commenti, per favore. Vediamo un po', se comunque se volete che lo facciamo. Sapete che vi dico? Facciamo caccia grossa con Jimbo. Prima di andare avanti con le quest principali, io voglio andare a vedere caccia grossa con Jimbo. Quindi usciamocene da qua, anche se c'è una bellissima canzone. Quindi oggi a caccia grossa con Jimbo. Praticamente dobbiamo uccidere 7 grossi animali, da quello che ho capito. Mamma mia, sto gioco è bellissimo. Quindi trova un posto dove mettere la tua salsiccia ammuffita per attirare il cane rabbioso del deposito rottami. Ok, quindi dobbiamo andare qua. Quindi dobbiamo riandare a casa di Kenny. Va bene. Perfetto, mettiamo... Oggetto rimosso salsiccia. Oh, ma è un cane! E che sarebbe una bestia incredibile il cane? Ma purello! Madonna, ma guarda quanto è cuccioloso! Mortacci tua, ma se vuole trombare, mi ha tolto 400. Ma vaffanculo, io ti spacco la faccia, schifoso! Mamma mia, ti do una botta incredibile, vieni! Boom! 763 in più, l'abbiamo anche rallentato. A me viene da vomitare tantissimo. Vieni, però scodinzola. Ma guardate quanto. Aia. È ora vomito sicuro. Aspettate, però mi voglio togliere la cosa del vomitazzo. Ci dovremmo anche mettere a posto. Vieni qua, va. Perfetto. Ci dovremmo anche mettere a posto un po' di robetta. Quindi facciamo questo calcio nelle palle. Te lo sei meritato tantissimo. Boom. Vieni. Fai proprio con lo stronzo, fai. Madonna, l'ho tipo incarcato. Guardate come sta sto cane. Tipo non sa più dove sta. Cioè, ci avrà un dolore di coglioni incredibile. Boom. Boom. Porello, mi dispiace un pochetto. Guardate come sta. Sta tipo tiratissimo. Dai, uccidiamolo, va. Boom. Porello. Vai via, scappa. Porello. Ok. Che mazzata, porco dea. No, ma porello. Torniamo da Jimbo. Allora, invece che andare da Jimbo, sapete che facciamo? Noi facciamoci tutte le quest e vediamo poi che cosa ci dice. Quindi, ce ne andiamo di qua. Come si chiamano loro? Trombino e Pompadour dovrebbero essere, no? Trombino e Pompadour. Le risate pure con questi. Tipo, è il sottocartone di... Catroia? C'è gente mortissima ovunque. Ciao gente mortissima. Noi ce ne andiamo, chi ve se incula. Storage facility. Andiamo per di qua, andiamo. È vero, perché adesso ci sta anche l'invasione degli zombie. Porca puttana, sto gioco non gli manca niente. Dov'è la mega mucca? Pronto? Mega mucca, dove sei? Mega mucca, dove sei? Vieni qua, ti sfascio le corna. Vieni qua, ti sfascio le corna. Ok, dobbiamo usare il campanaccio. Campanaccio? Aspettate, magari... No, niente antenna che te esce dal di dietro, vai. Il campanaccio è questo. Pronto? Come faccio? Ah, eccolo. Dov'è? Vabbè, man... Man... Morta. Ma chissà che cazzo pensavo che dovevamo fare con questa mucca. Vabbè. Ma povera mucca. Andiamo avanti. Ragazzi, adesso dobbiamo trovare il topo pene, roba del genere. Quindi, ma dobbiamo entrare qui sotto? No, per capire. Da un po' che non ritornavamo dentro le fogne. Ciao. Da quando ci abbiamo Mr. Twinkie. Quindi, qua ancora c'è roba di prima. Spettacolo. Io vado un po' a culo, sinceramente.
un pazzo, signori, è un pazzo. Quindi dobbiamo andare a caccia del topo pene, roba del genere. Così sembrerebbe. Aia. Perfetto, ci siamo. Sarà tipo grandissimo. Ma che schifo è! Ho fatto vedere perché non mi sembrava. Non mi sembrava il caso. Ma dai, sta ancora lì. Ma che schifo! Andiamo via. Guardate quel mucchietto di cacca che stava qua. Vediamo un po', dovrebbe essere questo qua. Usa getto arancia rossa per evocare il pipistrello succhia sangue di non so che cosa. Sempre meglio dell'uomo del ratto pene là. Il topo pene. Come on, let's do this. Ma guardate quanta vita c'hanno. No, wait, ma vaffanculo, mamma da. Oh, io ti faccio sempre l'abilità. Oh, ragazzi, comunque il calcio nelle palle è qualcosa di incredibile. Caprea, ste pallette piccolette. Pim! Pim! Poi non si alzano più. E quella è la cosa bella. Non si alzano più. Cioè, sono tipo morti per sempre. Oh, vedi? Purello. Mi dispiace un po'. Non è vero mai. Comunque togliamo abbastanza, secondo me, eh. Anche se lui è molto forte, ma contro più di un personaggio. Forse vediamo con X che succede, eh. 604. Ciao, bello, ciao. Ok, perfetto. E qui, oggetto rimosto, arancia rossa. Perfetto, intanto siamo arrivati pure al livello 9. Vediamo sempre la quest con Jimbo. Usa una bottiglia di alcol denaturato per attirare e uccidere il batterio mutante. Il batterio mutante si trova in chiesa? Davvero? Va bene, andiamo in chiesa. Eccoci qua. Là c'è l'uomo orso maiale, io non mi ci avvicino mai. Ma veramente io non mi ci avvicino mai. Dobbiamo... Allora, rivediamo un attimo la quest, perché qua sono difficili da capire. Usa una bottiglia di alcol denaturato per attivare e uccidere il batterio mutante. Il batterio mutante mi dice che ce l'ho a scuola, non a chiesa. Eh no, dobbiamo andare a scuola. E che palle. Mi sono dovuto ritrasformare in Dark. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. Certo. Can you dance goth? Sì, assolutamente. Attenzione. Oh! Less enthusiasm. Guarda che roba! Bullshit. Troppo più forte. Guardate, raga. A me sti giochi. I'm feeling. Becca, va. I like what you did with your coffee there. Guarda che roba. Wow. Guarda che roba. Mamma, è troppo forte. Mi è piaciuto? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. Troppo I forte. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Ok. Però non è che intanto mi date la chiave per... Grazie. Grazie. Però io vorrei la chiave per entrare qui dentro. Posso? No. Non posso entrarci. Quindi, ragazzi, niente, abbiamo fatto un pochino di quella roba, ma... Scegli di combattere per gli umani? Scegli di combattere per gli elfi? Eh no, io ragazzi, io rimango fedele a Cartman. Cioè, per schierarti con Kyle contro Cartman, parla con Kyle nel suo cortile. Per schierarti con Cartman contro Kyle, parla con Cartman a Koopa Keep. No, no. Ragazzi, allora, facciamo così. Io non so quanto è venuto lungo il video, ma voglio, veramente, sapete che solo il vostro YouTuber 89 pensa così tanto a voi. Vi voglio dare in mano il futuro di Swat Park. Tutto in mano vostra. Tra i commenti, mi raccomando, i commenti di questo video, scrivete la mia scelta, due punti, e mi dovete dire se devo andare con Kyle o con Cartman. La mia decisione, cioè, io voterei per Cartman, cioè Cartman non si può assolutamente abbandonare. Fatemi sapere voi con chi dobbiamo andare, d'accordo? Ma non rompere le palle. Quindi, signori, se il video vi è piaciuto, anche se forse cortissimo, non lo so, pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciao.